Siamo alla provincia di Salerno, una giornata molto importante, la giornata internazionale della donna, e siamo con Jenny La Rocca e i suoi dipinti, molto belli, molto particolari. Adesso facciamo una brevissima scorsa su questi dipinti e vogliamo chiedere in questa giornata proprio a Jenny cosa vuol dire essere una donna artista? Ti ho fatto una domanda difficile, però. Allora, essere donna in questo periodo è talmente difficile emergere e farsi valere, però nel mio piccolo voglio dimostrare quello che so fare, quello che voglio essere e quindi la mia voglia di emergere è più forte di un'amara realtà, che quindi a volte i sogni fanno bene all'anima, al cuore, quindi fa bene sognare e fa bene anche mettere in pratica quello che si vuole fare. Come darti torto? Com'è nata questa passione? Quanto tempo è che ti Allora, sei lasciata io è da prendere? poco in effetti, ho sempre amato, ho sempre desiderato quest'arte, questo mondo, però è da poco che sto iniziando a metterlo in pratica e mi piacerebbe anche continuare, perché no? Oggi alla provincia si inaugura questa mostra e che durerà fino al 22. Poi ce ne 22. sarà un'altra successiva dedicata al dolore, al bacio e all'abbraccio, che lo stesso la signora Anna De Rosa curerà tutto Emma Spran. l'organizzazione e quindi anche io parteciperò anche all'altra mostra fino ad aprile. Dicevamo prima fuori onda, tu sperimenti, infatti Sì. chi ha la possibilità di vederli da vicino, quindi invitiamo quante più persone a venire in Arte provincia. fluid. Artefru, e spiegaci meglio tu cosa si intende. Allora, non è i soliti pennelli, non è pittura a olio, è pittura acrilico, è fatta col soffio del phon, delle cannucce, col soffio stesso del fiato nostro, e si mette la pittura sulla tela e poi la si sposta ed esce il soggetto o la figura che noi desideriamo far uscire. Spostiamoci, perché tu prima mi Sì, parlavi di questi io ho ultimi di una due. visione, questa è la mia visione, è il mio. Diciamo quello che amo di più in particolare. È una coppia, per non fare sempre la solita figura umana, ho voluto dimostrare che ci sta l'amore anche in tutte le figure, animale, anche extra strane, perché è una figura acquatica, quindi esiste l'amore in Infatti. tutti i posti, in tutte le razze, in tutte le Questo figure. dipinto è lucido, quindi come si procede? Io ti faccio delle domande proprio di una persona che Allora, a ignora. me piaceva dare questa sensazione di lucido per evidenziare anche i colori. Altri quadri sono più matti, più tenui. E questo qua mi piaceva dargli questo colore più, non è resina, è colla d'acqua. Invece questo è un magma, un'eruzione vulcanica all'interno di un vulcano. Anche in questo caso, come in quello precedente, Sì, mi dicevi precedentemente, è stato proprio Sono i un miei esempio. umori, a volte sono più calma, a volte sono più estroversa, più nervosa, incuriosita. Come mi sento? Così metto in Alla pratica. luce di quello che mi stai dicendo, mi verrebbe da chiederti cosa hai scoperto di te, attraverso la pittura? Cioè, io nel momento che dipingo mi isolo, non penso a nulla, non esiste più niente intorno a me, è il mio mondo, un mondo a colori, una fantasia, anche di notte lo faccio, quando non si sente rumore, non si sente niente, per me è come respirare l'arte, è una cosa più forte della realtà. Davvero, accompagnami perché vorrei Poi farli c'è questa vedere qua, è un un infinito, un po' tripudio di diverso dal colore. solito, perché è come se fosse un infinito infuocato. Hai utilizzato anche questa tecnica un po' del mosaico, quindi di accorpare, di avvicinare Sì, due due tele, sì. tele, che è una cosa E che poi come. questo qua invece è una figura santa, cioè figura sacra, rappresenta la Madonna e il bimbo, fatto in evidenza, evidenziato con la silicone Di e questo ne hai con la fatto foglia d'oro. Sì, due, perché sono sono completamente un po' diversi. diversi. Qual è la differenza? Ti sto Sempre, interrogando. allora, sono fatti con la sabbia e poi sopra si viene incollata la foglia d'oro.
e invece qua è più evidenziato, questo è più semplice, più sottile, qua è più evidenziato, tipo pietre, tipo una caverna, e all'interno ci sono loro, le figure. Hai detto che ti sei approcciata da poco a questa, alla pittura, ma tutte queste cose le hai imparate da sola? Sì, sì, tramite internet scopro metodi, modo di mischiare, modo di colori nuovi su internet, perché non ho una scuola, quindi mi piace, è una passione che c'è, quindi cerco di incuriosita che sono io nel mio modo di essere, vado su internet e vado a cercare quello che voglio. Ti faccio un'ultima domanda, tra questi ce ne sono tanti altri che sicuramente non hai avuto la possibilità di portare in questo spazio, ce n'è uno a cui sei particolarmente legata e se sì, perché? Allora, il mio, diciamo, quello assoluto che sono legata sono proprio la coppia acquatica, perché quello fu una visione. Io ho visto quell'immagine davanti ai miei occhi, così come l'ho riprodotta. E per me quello, invece gli altri sì, li ho fatti, però volta per volta sono nati. Quello là io l'ho visto prima. E allora ti ringrazio per la tua disponibilità e riporto l'immagine su quello che è proprio il dipinto. E poi è unico, è una figura unica. Io ho girato anche altri siti, non ne ho trovato una diversa. Davvero molto particolare. A me, per esempio, fa venire in mente due meduse. Anche, cioè, ognuno poi sai, ci vede quello che. Però è bello questa. Si vede amore. Sì, appunto, allora, ho differenziato la figura maschile con i colori verde, giallo, oro più evidenziato, che sono colori più forti maschili. Con la donna invece ho messo rosso, rosa, arancio, questo marroncino mattone, più delicata, più femminile. Ovviamente con gli occhi azzettando ho dato questa forma più... più delicata la donna, più marcata l'uomo. Quello che mi piace è noto che le due sagome, diciamo così, sono separate, ma c'è un punto. Sì, che sono nelle braccia, diciamo, con le collegate in sintonia, e questo messaggio oggi anche vogliamo lanciare. Allora, ringraziamo nuovamente Jenny La Rocca e vi invitiamo numerosi a questa mostra, perché ne vale veramente la pena. Da oggi 8 marzo fino al 22.